Andiamo alla Juve, adesso voglio proprio vedere la Juve, perché ragazzi la Juve è quasi la perfezione, quasi la perfezione. Vediamo però i tre migliori che secondo voi meritano il podio dei dei proprio. Chiellini, Ronaldo. Aspetta, Chiellini perché? Beh, Chiellini è il più forte difensore italiano ed è l'anima di questa squadra. Ma io pensavo che ci fosse un retropensiero, visto che circolano alcune... ma io ho altri gusti, però se vuoi, cioè, fai pur tranquillo, non ti preoccupare. No, andiamo al campo, che è meglio. Allora, Chiellini sicuramente, Cristiano Ronaldo, anche se non è ancora, continua a insistere, non è ancora... Dice Chiellini è ribattezzato Proboscide, non so perché. Andiamo avanti, scusate. Roba da terza elementare. So proprio il peggio, sì. Allora, Chiellini, Ronaldo e Pjanic. Anche se mi piace molto la crescita di Bentancur, sinceramente. I peggiori, quelli che mi hanno maggiormente deluso, comunque mi sono piaciuti di meno, Cancelo, che secondo me difende malissimo, anche se molto forte in attacco. Dybala non è ancora il Dybala che penso io. È difficile qua, perché veramente qui trovare uno che... Ti dirò, Bonucci, perché subisce troppo e quasi sempre la Juve subisce da lui, dalla sua parte. Voto 10, Allegri 10. Ragazzi, vi devo salutare, un abbraccione. Un abbraccione, ciao. Sentiamo Xavier. Ma certamente Ronaldo, assolutamente, per tutto ciò che ha portato, non soltanto dal punto di vista squisitamente tecnico, ma proprio per l'effetto Ronaldo che si è riverberato anche sull'intero campionato. Mi riferisco, per esempio, particolare non irrilevante, ai record in casso che permette di stabilire dovunque giochi la Juventus, e poi anche per lo spirito di emulazione che ha suscitato nei compagni di squadra. Cancelo a me invece è piaciuto molto. È vero che sta, come dire, imparando anche l'arte della difesa alla scuola di Allegri, però il nazionale portoghese ha dato un contributo importante quanto a spinta e a tutto il resto. Bentancur è, a 21 anni, non più una rivelazione ma una conferma. Era stato protagonista di un brillante campionato mondiale con l'Uruguay, la fase finale in Russia, e in particolare anche qui non irrilevante, Massimiliano Allegri in giugno, prima che si iniziasse la fase finale del mondiale, lo aveva dichiarato pubblicamente incedibile, cosa che si è verificata. E io francamente non trovo giocatori che abbiano deluso, abbiano offerto un rendimento insufficiente, perché come sottolineava Ilario, una squadra che da quando sono stati assegnati 3 punti a vittoria è la protagonista della migliore partenza di sempre nella storia della Serie A. È difficile che lamenti degli interpreti che non siano all'altezza della situazione. Certo, si obietterà che gli ultimi 4 minuti con il Manchester United sono stati come dire, deludenti dal punto di vista del risultato, però è altrettanto vero che la partita era stata dominata dalla Juventus, che subito si è rialzata. E la squadra per me merita 10, così come Allegri merita 10, con lode. Voto 10 alla Juve, 10 ad Allegri. Grazie Xavier. È stato un piacere come sempre. Ti ammiriamo tanto. Grazie di cuore.